schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video di aggiornamento ragazzi, di informazione per voi, onde evitare che state lì a commentare così a buffo insomma, dove vi informo che il glitch funziona ancora ragazzi. Allora io qui ho appena riavviato il gioco, ho fatto tutto insomma quello che bisognava fare e sto provando il glitch, perché quando ho letto i commenti su YouTube ho detto vabbè, entro al volo, vediamo un attimino se funziona e tutto il resto. Allora, come vedete, ho richiamato il Blazer Acqua e il Blazer Acqua sta lì insomma. Allora a questo punto vado a buggarmi ragazzi, come al solito mi metto vicino al punto azzurro. Questo è il metodo, uno dei metodi più facili ragazzi, e si bugga sia in sessione privata che in pubblica. E avvio due volte il colpo Domus Dei, come vedete, e vado ad aspettare la popolazione, il popolamento della sala insomma ragazzi. Se vedete che non arriva subito, ricaricate, come dico sempre, lo faccio anche io ragazzi, carico di continuo, vedete io sto caricando nuovamente. Aspettate il ripopolamento della sala, come cazzo si chiama insomma, vedete voi, e quando vedete il 2d4, 3d4, come vedete, vi avviate verso il punto azzurro, cancellate il messaggio e andate subito su un'attività di queste gialle o rosa. Allora, per chi non avesse l'Arcadius e ha un appartamento all'Eclipse Tower, lo faccio all'Eclipse Tower. Come vedete ragazzi, qui è rimasto il Blazer Acqua, io l'ho chiamato prima, eccolo qui, è rimasto qui, non sono né CEO e né Motorcycle Club. Quindi ragazzi, allora, una delle ragioni per cui non vi compare tante volte il veicolo speciale è perché siete Motorcycle Club, e alcune volte può capitare anche a me in live, ieri per esempio è capitato che non mi è comparso perché ero Motorcycle Club, non mi compariva il veicolo e non c'era verso, ho dovuto sbaggarmi ragazzi per far ricomparire nuovamente il veicolo. Alcune volte può capitare proprio che non vi compaia il veicolo, allora che cosa fate? Riavviate il gioco ragazzi, oppure cambiate sessione. Non dite subito è patchato, no, non è patchato, perché cioè io lo faccio tranquillamente ragazzi, non, senza nessun problema. Comunque sia, fatto ciò, andate allo Santos Custom quando avete chiamato il veicolo e cambiate, non cambiate un cazzo insomma, non serve neanche che cambiate qualcosa e ve ne tornate a casa, dovete solamente entrare e uscire dallo Santos Custom, tornate a casa e andate nel garage dove state facendo il glitch ragazzi, è abbastanza semplice come glitch, eh? L'ho portato, sinceramente mi sto pure a stufare di aggiornarvi giornalmente, però vi ho promesso che giornalmente vi avrei aggiornato se fosse stato patchato il glitch, se ci fosse qualche problema con il glitch, quindi vi aggiorno insomma. A questo punto entriamo nel nostro garage e procediamo con la duplicazione ragazzi, come sempre. Quindi ricapitolando ragazzi, a parte che non c'è bisogno che vi spiego il glitch, comunque sia lascerò una scheda qui in alto a destra per chi magari fosse novello del canale, nuovo del canale e volesse vedere il glitch, sia questo qui che quello della Clubhouse, vi lascerò una scheda con tutti i video, Clubhouse, CEO e Targa Pulita ragazzi. Come dicevo, dovete cambiare sessione, dovete provarle un po' tutte ragazzi, perché se non le provate non potete dire è patchato. Io consiglio sempre comunque, quando non vi compare il veicolo, riavviate il gioco,
svuotate i cachet e ripartite da zero. Se è patchato lo vedete subito. Se è patchato, in quel caso non si bugga più lo stile. Se invece vi si bugga lo stile e non compare il veicolo, evidentemente c'è qualcosa che non va, cioè o è la sessione, oppure magari siete motorcycle, oppure in quel caso non compare proprio, quindi riavviate nuovamente e riprovate, ragazzi. Cioè va per tentativi la cosa, dovete andare per tentativi. Come qui chi mi dice: ah, ma a me non mi spawna il veicolo di sotto. Se non vi spawna il veicolo di sotto, chiamate Lester. Non chiamate Lester, andate su il colpo di Lester. Io per esempio qui all'Arcadius mi basta passare da un garage all'altro addirittura, e quando apro la mappa, come in questo caso, io mi trovo già il veicolo di sotto, quindi mi basterà semplicemente uscire. Se quando siete sotto non vedete il veicolo, che cosa fate? Prendete, risalite, cambiate di garage, da un garage all'altro, fate vari cambiamenti, insomma, e il veicolo vi spawna di sotto, ragazzi. Ci sta che in alcuni edifici non spawna, ed è per questo che dovete usare il colpo di Lester, che ovviamente questo colpo deve essere in un appartamento lontano dal CEO. Cioè, se io qui ho l'Arcadius, il colpo di Lester lo dovrò avere avviato alle Cliff Tower e non qui nell'appartamento vicino all'Arcadius, perché altrimenti non mi spawnerà mai. Comunque, come state guardando, la duplicazione è riuscita perfettamente, ragazzi, quindi che altro vi devo dire? Io, più che portarvi la conferma video di quello che è il glitch, non posso fare più di questo, non posso fare. Non è che posso venire a casa vostra e provare il glitch, insomma, io di persona. Questa è la data e l'ora in cui io ho provato il glitch e in cui il glitch funziona ancora, ragazzi, quindi non ho nient'altro da aggiungere, veramente. Detto questo, vi posso dire solamente: abbiate un po' di pazienza, perché tutti i glitch richiedono un po' di pazienza, ma questo qui comunque è abbastanza semplice da fare. Quindi, detto questo, ragazzi, vi lascio un saluto e al prossimo video. Ciao a tutti.